Ma dove va a morire il cielo? Io amo! Sono piccoli problemi di cuore nati da un'amicizia che profuma Ma d'amore. cosa fai? Ma cosa Sono canti? C'hai piccoli 40 anni! problemi di Ti sto cuore, aspettando di loro là, ho acceso già baciano tutto! l'impatto, è Vai! qualcosa di Ma più, smettila un po' anch'io, fa allora! sognare. Amici di Sempre Curiosa, bentornati in questo nuovo appuntamento. Come sempre un bacio gigante da Joy Cadenasso qui con voi oggi per raccontare soprattutto di musica, una puntata davvero dedicata alla musica in toto per tutto il tempo che ci è concesso. E allora vorrei presentarvi una rubrica nuova che ancora non abbiamo scoperto insieme, che è dedicata alle ricorrenze. La scorsa puntata abbiamo visto, anzi forse due puntate fa abbiamo visto una sorta di almanacco. Oggi invece parliamo di ricorrenze legate ai personaggi, quindi ricordiamo un personaggio nato o scomparso in questo giorno. Nel nostro caso di oggi, 17 novembre, ricordiamo un musicista, un compositore americano scomparso prematuramente, ma che comunque ha lasciato un bagaglio musicale importante di successo. Lui è Jeff Buckley, ce lo guardiamo e poi torniamo qui in studio con Sempre Curiosa. Happy birthday! Oggi, 17 novembre, ricordiamo Jeff Buckley. Chitarrista e cantautore, Jeff è entrato nella leggenda sia per il suo album Grace che per la strana morte che l'ha colto quando aveva solo 30 anni. Vero nome Jeffrey Scott Moorhead. Moorhead è il cognome del secondo marito della madre, Ron Moorhead. È il figlio di Mary Gibert e del cantautore Tim Buckley, artista della scena rock conosciuto in tutto il mondo, che proprio nel periodo della nascita di Jeff sta intraprendendo la carriera musicale. E infatti, dopo aver inciso il primo disco, lascerà la moglie e il figlio di pochi mesi, morendo per overdose a soli 28 anni. Il rapporto tra Jeff e il padre è complicato e probabilmente influenza in maniera notevole l'esistenza di entrambi. I due si incontreranno per la prima volta solo poche settimane prima della morte di Tim. Dopo aver formato alcuni gruppi, Jeff intraprende la carriera da solista. I suoi primi concerti vanno in scena in un club dell'East Village, il Sin E, e caratterizzano la sua gavetta. A colpire il pubblico e la critica è in particolare il canto di Buckley, la cui voce parte piano per terminare in un drammatico crescendo, non lontano dal blues. Famoso soprattutto in Australia e in Francia, Jeff Buckley ha conosciuto la celebrità mondiale solo dopo essere morto. Ancora oggi le sue canzoni compaiono nelle classifiche dei brani più apprezzati dalla critica e dal pubblico. Musa ispiratrice, anche se inconsapevolmente, di molti cantanti rock dell'ultimo decennio, Jeff ha ripercorso, suo malgrado, il destino tragico del padre, mettendone in mostra uno spirito quasi disperato e divenendo, dopo la tragica fine, un protagonista dei sogni dei ragazzi degli anni 90. Tra le sue canzoni più belle ricordiamo Hallelujah, Grace, Last Goodbye e So Real. Jeff Buckley, nato ad Anaheim, in California, il 17 novembre 1966, morto il 29 maggio 1997. Eccoci di nuovo in studio.
Come promesso, oggi parliamo solo ed esclusivamente di musica, oltre che ovviamente di Sempre Curiosa, perché fra pochissimo avremo qui con noi, anzi in videochiamata, un ospite davvero speciale che fa parte della terra della Liguria, ma non solo, perché comunque ha portato la sua arte in tutta la nostra nazione. Non vi voglio svelare di più perché voglio che sia una sorpresa per tutti quanti voi. Ma nel frattempo, non so se vi siete accorti che qui in studio è apparsa una scritta che mi hanno regalato ed è, trovo veramente bellissima, Joy, però io adesso la voglio mettere così, giusto per fare uno scherzo al regista. Nel frattempo, invece, mentre vi lascio a guardare la scritta al contrario, così vi allenate un pochino, ricordiamo quelli che sono i nostri contatti, eccoli qua, di Sempre Curiosa, così potete scriverci per esempio la vostra curiosità o andare sul nostro sito www.semprecuriosa.it, redazione semprecuriosa@gmail.com per mandarci il vostro argomento, e su Facebook @semprecuriosa, e invece poi su Instagram @semprecuriosablog. Mi raccomando, scriveteci e mandateci i vostri argomenti sempre curiosi. E beh, qui si parla di musica, si parla della storia della musica italiana. Abbiamo con noi un ospite speciale in questa puntata, forse state già intuendo di chi si tratta, un poeta della nostra musica che ci ha viziati con dei meravigliosi capolavori. E allora, lo introduciamo perché, come potete vedere dalla copertina, presenta questo libro che è praticamente la sua biografia, le sue esperienze e molto di più, ma facciamocelo dire da lui. È qui con noi Franco Fasano. Ciao, ciao Franco, state? Fatti vedere, dove sei? Ciao, no, aspetta, volevo farti vedere la prima pagina del libro, perché poi c'è la copertina, vabbè, che è questa qua, e poi se riesco a fare così, vediamo se riesco perché non è facile. Tac, eccoti. Ciao Franco, ciao. Benvenuto. Benvenuto, grazie di avermi invitato, perché oggi, grazie alle tecnologie, in qualunque posto io sia, poi io mi giro, mi sposto, però mi beccate fortunatamente ad Alassio, perché sono venuto qui a trovare mia madre, quindi sono qua. E allora qui, insomma, ti ospitiamo nella tua terra, nella nostra terra, e siamo felicissimi di poter parlare di questo libro che veramente è la tua vita, sostanzialmente, la tua vita artistica e anche tutti i retroscena. Sì, guarda, è un libro che, guarda, sono 400 pagine, insomma. Poi è vero che io apro sempre delle parentesi che chiudo dopo un po', anche quando parlo tranquillamente a cena con gli amici, però diciamo che l'idea di questo libro è venuta a un ragazzo che si chiama Massimiliano Beneggi e che è un critico musicale, teatrale della nuova generazione, e mi ha sorpreso perché era interessato al fatto che quel Fasano che lui vedeva sotto i grandi successi sanremesi e quando era piccolo vedeva in televisione e di cui i suoi genitori avevano i dischi, è lo stesso di quello che ha scritto le canzoni per lo Zecchino d'Oro e per Cristina D'Avena. Allora sì, Voleva capire se c'era un'omonimia o no, invece ero sempre io in età diversa in funzione di quello che mi è capitato di fare nella vita. Esatto. E tutto ciò è raccontato in questo libro che tu hai e che finalmente ha trovato la sua luce proprio pochi giorni fa. Dal 5 novembre, infatti. Ma senti, com'è stato mettere in piedi proprio tutto questo libro, ricostruire il tuo percorso artistico e anche quello che noi non conosciamo, ovviamente, o che non abbiamo conosciuto fino adesso, visto che ora tra le pagine potremo scoprirlo? Guarda, come ti ho detto, l'idea è stata sua, però abbiamo iniziato, siccome io non lo conoscevo personalmente, abbiamo iniziato sulla fiducia, perché io conoscevo Mauro Caldera, che è un ottimo ufficio stampa, quando ho conosciuto io ero un ragazzino ed era il direttore artistico del Parco di Omegna, il Parco della Fantasia dedicato a Gianni Rodari.
E poi ci siamo incontrati, negli anni l'ho sempre incontrato in contesti importanti, finché non mi ha consigliato di fare un'intervista per i cartoni animati con Massimiliano Beneggi. Ecco, questa intervista nel suo blog è stata una delle più lette dell'anno, e allora lui ha detto: ma perché non hai mai pensato di fare un libro sulla tua storia? Io gli ho detto no. E ho detto: chi vuoi che lo legga? Io non è che sono ormai più un personaggio che calca le platee, le trasmissioni, ma nemmeno in giuria, nei talent. L'unica cosa che ho fatto in questi anni, però non ho mai smesso, è stata quella di cantare, fare i miei concerti e anche di occuparmi di un concorso che ormai ha più di 26 anni, che è il premio Mia Martini di Bagnara Calabre, proprio dedicato a Mimì. E allora questa cosa lo ha affascinato e abbiamo cominciato a sentirci al telefono e a mandarci anche degli audio, no? Finché lui ha messo tutto su carta e ci siamo accorti che lui era perfetto, perché lui mi introduceva nelle epoche, lui veramente preparato, no? In tutto ciò, anche se è giovanissimo, ha 35 anni. E invece il linguaggio che mi aveva messo su carta era un po' troppo scritto. Io sono un po' più viscerale, no? Sono un po' più parlato, sono un po' più cantato anche. E quindi ho detto: facciamo così, questa cosa, tanto gli argomenti sono quelli, dammi un po' di tempo che lo riscrivo come lo scriverei io. E praticamente, vedi, è uscito, adesso ti faccio vedere a caso, è uscito questo libro dove è scritto un po' in stampatello, che è lui, e soprattutto in corsivo, quando io racconto la mia vita. Fantastico. Ed è bello, perché diventa anche una specie di... diventa molto personale. Di dialogo, diventa un dialogo e niente. A me piace proprio il fatto che non mi sono nemmeno io annoiato a rileggere se c'era qualche errore, se c'era qualche cosa magari da ritoccare, certo. Qualche refuso si chiama, e invece no, mi sono proprio divertito a rileggerlo. Senti, ma quindi tu, guardando indietro e rileggendo proprio questa tua storia, sarai soddisfatto, sarai felice di quello che hai, così parafrasando in gergo, combinato? Ma guarda, la cosa che mi piace molto di questa avventura e che ho rivissuto, perché poi dopo io sono anche uno che ha abbastanza memoria, cioè non ho mai dimenticato anche e soprattutto le persone che sono cresciute con me, le persone che purtroppo non ci sono più e che mi hanno aiutato a crescere, e quindi è stato per me è un po' come immaginarmi un docufilm sulla mia vita, ecco. Sì. E quindi scrivere la sceneggiatura di qualche cosa che invece di essere un film, perché sono delle cose che nemmeno uno sceneggiatore avrebbe potuto immaginare, e invece a me sono successe. Vi invita il 20 novembre alle ore 15 in Piazza De Ferrari a Genova con Gio Squillo, Francesca Carollo, Giusy Versace, Valentina Pizzalis e Pinky, insieme all'Ordine degli Infermieri di Genova, per dire no alla violenza sulle donne. Per maggiori info visitate il sito e la pagina Instagram Wall of Dolls. Inoltre attivo dalle ore 16 alle 20 lo sportello accoglienza 375 67 00767. Vi aspettiamo!